amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi ho deciso di preparare insieme a voi un dolce da forno squisito. Non so quanti di voi hanno notato nei precedenti video questo bellissimo vaso di pesche sciroppate che io avevo appunto qui sul mobile. Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Benvenuti alle ricette di Zia Franca. E quindi ho pensato di preparare una buonissima torta con pesche sciroppate. Naturalmente ideale per colazioni, per merenda e poi, perché no, in ogni momento della giornata. Iniziamo la preparazione, ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Ed ora cominciamo la preparazione. Queste pesche sono state fatte da me in casa l'anno scorso, il periodo di agosto. E come vedete sono ancora integre e bellissime. Se voi volete potete trovare il link alla fine del video. Adesso la prima cosa da fare, andiamo a prelevare delle fette di pesca che metteremo poi a sgocciolare un poco, ok? Che belle! Iniziamo col mettere in una ciotola le uova, lo zucchero, un pizzico di sale e la vaniglia. Con un frullino elettrico cominciamo a montare. Montato le uova con lo zucchero, introduciamo all'interno dell'impasto i liquidi. Quindi cominciamo con l'olio, il latte e per finire lo sciroppo delle pesche. Ed ora andiamo a introdurre all'interno dell'impasto la farina un po' alla volta, sempre mescolando. A questo punto inseriamo all'interno il lievito per dolci. Ok, l'impasto è pronto. Abbiamo ottenuto un impasto liscio, vedete com'è bello morbido e liscio. Ok, mettiamo un attimo qua,
E adesso tagliamo le pesche a dadini e le incorporiamo nell'impasto. Ho incartato uno stampo a cerniera da 22 cm ed ora verso all'interno il composto e poi dritto in forno. Livelliamo un po' il nostro dolce, non ce n'è neanche bisogno perché essendo morbido possiamo anche fare così, vedete? Ok, a più tardi. La tortina è uscita dal forno, l'ho infornata a 170 gradi per 50 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di 10 gradi la temperatura. E adesso la facciamo raffreddare bene bene e poi la gustiamo. Amici carissimi, la tortina alle pesche sciroppate è pronta per essere gustata. È una meraviglia. Spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento. Vi aspetto alla prossima. Un like al video, iscrivetevi al canale e se vi fa piacere commentate. E come dico sempre, io vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca. Amici carissimi, la tortina alle pesche sgocciolate.